Stefano Dolci, presidente della Proloco Capodenza e presidente anche del Motoclub, è il creatore di questo crossotomo. Oggi poi col trentesimo del Piola, diciamo, viene questo trentesimo a coronamento di un'attività veramente lunga per un impianto come questo. Soddisfatto, Stefano? Ma soddisfatto sicuramente sì, perché fare 30 anni, resistere 30 anni in un mondo del genere, in un'attività, in questo sport, non è facile, perché le contrarietà, le diatribe sono tante. Però si è appagati tantissimo dalla partecipazione, sia dei piloti, sia del pubblico. Piloti che si allenano metà annata per venire a fare questa gara. E questo è un piacere constatarlo. In più tantissimo del personale di servizio medico, sanitario, la più parte è sempre quello di 30 anni fa. E tenere un gruppo per 30 anni, essere sempre presenti, essere sempre efficaci come lo siamo, è un onore anche per chi ha delle responsabilità come me. Grazie anche al gruppo di collaboratori certo. Che sono vicini, no? Quanti sono questi? Parlavo, lo dicevo prima, sì. Tutto il gruppo è sempre quello di 30 anni fa, sì. E grazie a loro, grazie a questo, senza ombra di dubbio, perché da solo non fai nulla, in due non fai nulla, è grazie al gruppo, è grazie alla Proloco, ai ragazzi del Motoclub, a gente che viene dal di fuori, non solo di Miscoso, che vengono solo per il piacere di esserci e di dare una mano, questo è importante. Grazie Presidente, grazie. Allora, qui siamo in presenza di uno dei giovani del motocross che hanno quasi giovani che hanno creato questo impianto. Quanti anni avevi quando? Io sono arrivato dopo. Tu sei arrivato dopo, che era già pronto, sì. Però avete dato tutto per migliorarlo, è vero? Sì. Ecco. E siete soddisfatti, orgogliosi del vostro lavoro? Direi di sì. Ogni volta che la gente torna, ogni gara che la gente fa e rimane contenta, ecco. Si è sempre soddisfatti. Tu hai visto l'esperienza di altri impianti, adesso qui se non sei concorrente, ma sei segnalatore, ecco, responsabile dell'impianto. Ne hai visti altri in Italia settentrionale, vero? Ne hai girato. Sì. Ecco, hai fatto dei confronti con altri impianti? Questo è un ambiente familiare. Familiare, sì. Anzitutto. Qua la gente torna per il posto, per l'amicizia, la compagnia e si trova bene. E voglio dire, ma come impianto dal punto di vista tecnico, no? Direi che è abbastanza... È sicuro, sì. È più sicuro, è anche dal punto di vista spettacolare. È una pista impegnativa rispetto ad altre, però è molto bello, non è per tutti, tra virgolette, nel senso che è più per piloti esperti. Lo consigliamo ai piloti esperti, se non siete esperti... No, non è che i non esperti, però è un po' più da piloti esperti. Da piloti esperti, impegnativo insomma. Sì. Grazie, buon lavoro. Scappo il mio dovere. Grazie, molto gentile. Sì, è stata una bellissima giornata, anche quest'anno il trofeo Piola Giancarlo è arrivato alla sua fase, diciamo, finale per questo giorno, però una gara spettacolare per festeggiare quello che è il trentennale della Proloco di Miscoso e del Motoclub Miscoso. Perciò un grazie a tutti quanti, quelli che hanno partecipato, a quelli che hanno lavorato, al Motoclub che ogni anno, come dicevo prima, cresce, dà nuove opportunità, migliora la pista, insomma è in continua evoluzione. Ho visto alcune settimane fa la partecipazione anche di altri motoclub del dintorni che hanno aiutato, si sono scambiati i propri, diciamo, ruoli un po' di qua un po' di là, e anche questo è un segno positivo, un segno di aggregazione, di globalizzazione che oggi va anche, diciamo, di moda in tutto il paese, e il Motoclub Miscoso sta facendo questo. Un grazie a tutti quanti, agli organizzatori, ai piloti che sono sempre più numerosi, che in questa bellissima giornata hanno onorato il nostro territorio ramisetano di quella della loro presenza, del loro spettacolo. Per quindi ci vediamo l'anno prossimo a tutti quanti, e buona fortuna a tutti e buon ritorno a Ramiseto e a Miscoso. Grazie.